Amici di Fanner, buonasera, benvenuti al circolo sportivo Sport City per la settima partita delle selezioni di Roma che affrontano le squadre della Serie A. Oggi hanno unito le forze il circolo Ferratella e quello De Fox Roma Nord. Sione Stornelli ha provato a servire il compagno qui, male in uscita la rappresentativa, vediamo se riesce a colpire la Golbet, sempre con Tubani, serie di finte di Tubani, il tiro col pallone respinto parzialmente dal portiere, è arrivata la prima rete di serata, 1-0 Golbet. Propone direttamente la Lega Calcio 8 sia per premiare il circolo Ferratella e Roma Nord ora per ultimi all'interno del proprio panorama, sia per pescare talenti qua e là, e ce ne sono sparsi anche qui per quanto riguarda Ferratella e Roma Nord. Mentre attenzione in area di rigore, Tubani col suggerimento al centro per il compagno che di testa sotto misura veramente non può sbagliare, arriva il raddoppio Golbet, 2-0, ha segnato Roversi. Questo ormai primo tempo, Golbet saldamente al comando della partita, non solo per quanto riguarda il punteggio ma anche per quanto riguarda il possesso del pallone. Roversi qui col cross in area di rigore con la scivolata vincente da parte di Stornelli, 3-0 Golbet, tutto facile, l'avevamo detto. È un po' la caratteristica della Golbet, quella di riuscire a dare grande ampiezza già a partire dalla difesa alle proprie azioni, così da sfruttare appunto quello che noi chiamiamo giustamente da anni il lungo e largo terreno di Vialvero del Portiglio. Ovviamente sì, mentre qui il servizio al centro dell'area di rigore con un gol fantastico, il pallone toccato di mezzo tacco, mezzo esterno, fatto sta che si va ad insaccare sotto l'incrocio dei pali, sempre Roversi per il gol della Golbet, il 4-0. L'ha fatto bene anche Patrizzi. Lo scarico dietro, la proposizione per il gioco sulle fasce, un'azione che va chiusa. Mentre qui Riccitelli riesce a recuperare il pallone sull'uscita non precisissima da parte di Galassi, il sinistro. Mentre qui Patrizzi perde il primo uno contro uno di partita contro Garofalo, quindi lancio in avanti con l'aggancio di Roversi in area di rigore, il piazzato, il pallone, forse un tocco di mano involontario sempre da parte di Cammarata, pappatavole, lanciarsi da solo contro tutta la difesa della Golbet, ci prova poi dalla distanza, il tiro era giusto, contrasto che potrebbe favorire Patrizzi, Galassi con classe si libera di Pappatà che però rinviene, ma il pallone è sempre incollato ai piedi del 10 della Golbet, Stornelli, vediamo se arriva al piazzato, invece un assist per Roversi che di testa fa tripletta, tutto facile per la Golbet, 5-0 e timeout anche chiamato. Sono molto caldi, l'hanno chiamato in causa un paio di volte in questi ultimi due minuti, parate non stilisticamente perfette ma in questo caso anche per non rendere ancora più rotondo il punteggio serve efficacia. Mentre qui attenzione col pallone recuperato da Riccitelli, il tiro con la palla che resta sotto il corpo di D'Amelio. Gli avversari imbucano verso la sua area di rigore, si fa sempre trovare al limite pronto per andare a bloccare poi il passaggio. Sì, gioca praticamente da libero giunto a te Alessandro. Sì, perché Patrizzi si divincola di un avversario di tacco, si riesce a liberare del difensore della Golbet, poi il tiro a giro interessante, mentre attenzione alla rappresentativa che si distende, poi il tentativo di tocco al centro di rigore per Cammarata, il numero 7 fermato, mentre Tubani decide poi di farsi tutto il campo praticamente palleggiando poi di sinistro, tenta la conclusione, un gol che sarebbe stato un qualcosa di straordinario Golbet fino al momento in cui poi dopo ha toccato la rete alle spalle della porta di Vestri. Occhio a Patrizzi. Palo colpito da Patrizzi con un tiro dalla distanza estemporaneo, non se l'aspettava, non me l'aspettavo io, non se l'aspettava nessuno. Quel gran gol di Tubani contro gli Emmers, triplice fischio, a te Alessandro. Eh sì, triplice fischio dell'arbitro è arrivato in questo istante, il risultato finale è 5-0, la Golbet ha battuto la rappresentativa dei circoli congiunti di Roma Nord e Ferratella, risultato possiamo dirlo giusto, però comunque i giovani ragazzi della rappresentativa hanno fatto vedere di essere giovani speranze, giovani promesse.